Pace bene, bentornati. Oggi, 23 luglio, noi ricordiamo Santa Brigida di Svezia. Ascoltiamo. Brigida nacque da Brigero, principe di Svezia, e da Sigfrida, discendente del re dei Goti. Una notte, verso i 10 anni, dopo aver perduto la madre, ebbe la visione del Salvatore appeso alla croce, tutto coperto di sangue. Nello stesso tempo sentì una voce: «Guardami, figlia mia, ecco quello che fanno quelli che mi disprezzano e che sono insensibili all'amore che ho per loro». A 16 anni il padre la diede in sposa ad Ulfone, principe di Nericia. Dopo un primo anno trascorso nella preghiera e nella continenza, i due sposi santificarono il vincolo matrimoniale iscrivendosi al Terzo Ordine di San Francesco. Dopo la nascita degli 8 figli, indusse il marito a rinunciare all'onorevole carica di consigliere del re per attendere più intensamente alla propria santificazione, fondando un ospedale dove andava spesso a servire i malati con le proprie mani. Brigida si dava la cura dei poveri e degli infermi come se fossero propri figli. Dopo la morte del marito, rimase più libera di darsi interamente alla penitenza e alle opere di Dio. Fondò le suore brigidine a Weistein e per 2 anni le indirizzò nella via della santità. Spinta da un ardente amore per Gesù crocifisso, fece un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma ritornata a Roma, fu assalita da una serie di malattie che sopportò con ammirabile pazienza. Morì il 23 luglio del 1373 all'età di 71 anni. Santa Brigida già da ragazza ha un momento particolare della sua vita in cui, ad appena quando aveva 10 anni, contemplando il crocifisso sanguinante, sente questa voce dirle: «Guardami, figliola mia, ecco quello che fanno quelli che mi disprezzano e che sono insensibili all'amore che ho per loro». Ecco, io vi do solamente in dono questa frase della sua vita con una domanda. Quanto tempo noi rimaniamo a guardare il crocifisso? Stiamo lì a capire che cosa rappresenta? A volte ci siamo abituati a vedere quest'uomo inchiodato a questi due pali con violenza, quest'uomo che ha i segni del dolore, e ci siamo abituati, dobbiamo dire la verità, per noi è un po' diventata una figura scontata, però immaginate di non averla mai vista e di entrare in un luogo e di vedere appunto questo simbolo, questa croce di legno con su inchiodato un uomo che sta soffrendo. Non è una cosa normale, non è in realtà una cosa che ci farebbe piacere vedere. Allora cerchiamo di disincrostarci da questa abitudine e di porci ai piedi del crocifisso in maniera nuova, ricordando che anche San Francesco, proprio ai piedi di un crocifisso, si è sentito dire una frase molto molto importante, che è stata: va e ripara la mia casa. E proprio anche Padre Pio diceva: sotto la croce si impara ad amare. Allora riscopriamo questo grande dono di questo grande simbolo del crocifisso, cercando di ascoltare, e vedremo che ci saranno delle parole anche per noi. Santa Brigida di Svezia, prega per noi.